Vai. Buongiorno, questa mattina il buongiorno per Opera Annunziata sarà dato insieme al rettore del santuario della Madonna di Polsi, che è venuto proprio in visita qui nella nostra monumentale e stupenda cattedrale. Voi sapete che Opera c'è un legame fortissimo con il santuario di Polsi. Infatti, oltre a decine e decine di gruppi, di comitivi che ogni anno si recano a Polsi, addirittura ci sono delle persone che in un mese sono andate 5 volte a piedi. Parlo di Mastro Peppino Russo, cioè a piedi, una persona quasi 80enne, e proprio da questo punto si parte per andare a Polsi a mezzanotte insieme alle varie comitive che ci sono, quando organizzava anche Dubanetto, ma non solo, anche quando c'era la vecchia cattedrale, quella distrutta dal terremoto del 1908, le varie comunità dei paesi vicini, parlo anche di Taurianova, Messignani, i paesi vicini, facevano come sosta di riposo, e siccome nella vecchia cattedrale qui c'era il portico dove attualmente c'è il sagrato, serviva anche per rifugiarsi per il freddo, perché praticamente partivano da Taurianova, sostavano e poi ripartivano. E anche in questi palazzi ottocenteschi dove ci sono questi ingressi immensi, loro si rifugiavano tutta la notte per ripartire il giorno dopo. Quindi buongiorno dopo l'Annunziata insieme al nuovo rettore del santuario di Polsi, Don Tonino Saraco. Don Antonino Sara. Vuole dire qualcosa, Antonino? Vuole, sì, dire, Don Antonino. Ne approfitto per salutare la comunità di Oppido. Sono qui per, insieme al parroco, Don Letterio, a preparare 3 giorni di preghiera che faremo qui con la croce di Polsi. E ne approfitto, visto che siamo ormai prossimi alla Quaresima, di fare gli auguri di un buon cammino quaresimale a tutti.